Buongiorno a tutti e ben ritrovati a tutti i follower dello psicopongista. Sono tornato e come potete vedere sono tornato in una veste molto particolare, infatti da oggi ha inizio una collaborazione con il canale di Mr. The Portal che mi ha infatti proposto di provare a dare una piega anche un po' psicologica ai suoi contenuti. Naturalmente ho accettato di buon grado e oggi per inaugurare tutto questo parliamo di come gestire al meglio le pause durante il gioco. Purtroppo non esistono statistiche ufficiali che riportano il reale rapporto che intercorre tra il tempo totale di durata di un match e il tempo effettivo di gioco. Ho provato quindi io stesso a verificare questo aspetto su alcune partite. Ho appurato che nelle mie partite, quindi di livello approssimativamente circa terza categoria italiana, il tempo di gioco effettivo si avvicina al 25%. Verificando la stessa cosa invece su alcune partite di livello mondiale, addirittura questa percentuale si abbassa al 19%. Appare chiaro quindi come il tempo non giocato sia molto maggiore rispetto a quello giocato, di conseguenza risulta essenziale averne una gestione adeguata. Nelle pause purtroppo è molto facile distrarsi dal piano di gioco che si sta attuando, o peggio ancora far prendere il sopravvento a dei pensieri negativi. Questi ultimi possono essere dannosissimi per ogni atleta perché contribuiscono all'instaurarsi di un fenomeno chiamato la profezia che si autoavvera. La profezia che si autoavvera identifica quell'insieme di meccanismi mentali che fanno sì che le aspettative si avverino. Il concetto viene ben spiegato in un esperimento svolto nel 1974 da Robert Rosenthal, noto come effetto Pigmalione. Egli propose alle maestre di una scuola elementare di effettuare alcuni test preliminari prima che iniziasse la scuola sui ragazzini che avrebbero iniziato il primo anno a breve. Consegnò quindi alle insegnanti dei falsi risultati, in cui assegnò casualmente a un gruppo X metà dei ragazzini e l'altra metà dei ragazzi al gruppo Y. Alle insegnanti fu detto che i bambini di un gruppo erano significativamente più intelligenti e più diligenti rispetto a quelli dell'altro gruppo, favorendo così l'insorgere di specifiche aspettative nei loro confronti. Alla fine dell'anno scolastico, le votazioni del gruppo X furono davvero significativamente migliori rispetto a quelle del gruppo Y. Rosenthal concluse quindi che le aspettative delle insegnanti si riflettevano in un diverso atteggiamento verso gli alunni, che favorì l'avverarsi della profezia. Questo meccanismo funziona anche quando è rivolto a noi stessi. Quando pensiamo che ci capiterà qualcosa di negativo, ci comportiamo come se fosse vero e questo ostacola la realizzazione di eventi positivi. È quindi molto importante provare a mantenere dei pensieri positivi nella nostra mente, nelle pause tra un punto e l'altro. Chiaramente non è affatto facile, tutto il contrario. Però credo che l'esserne consapevoli, anche a seguito delle evidenze scientifiche che vi ho riportato, possa darvi quell'incentivo in più per fare in modo comunque di provare a scacciare il più possibile questi pensieri negativi che provano a instaurarsi nella vostra mente. Il giocatore forte è in grado di farlo soprattutto nei momenti difficili, quando per esempio è appena incappato in un errore grossolano. L'ultimo stratagemma di cui voglio parlarvi oggi è l'astensione momentanea dal giudizio. Ci sarà tutto il tempo perché voi giudichiate voi stessi a fine partita. E con giudicarvi intendo giudicarvi come scarsi, incapaci, non all'altezza della situazione, eccetera, eccetera. Ma ogni valutazione di questo tipo durante la partita è solo dannosa. Perciò facciamo questo piccolo patto con noi stessi. Finché l'avversario o gli avversari non arrivano a 11 per 3 volte consecutivamente, niente giudizi, solo pensieri positivi e tanta fiducia nelle proprie capacità. E mai come stavolta, buon tennis tavolo a tutti. Vi ringrazio molto per l'ascolto, ringrazio Mr. The Portal per questo spazio che mi ha concesso nel suo canale. Se il video vi è piaciuto e se vi piace questa collaborazione, vi chiedo di lasciare un mi piace al video e di iscrivervi al canale di Mr. The Portal, ma anche a quello dello psicopongista, sia su YouTube sia su Facebook. Vi lasciamo comunque tutti i link in descrizione. E ci vediamo nel prossimo video.